Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. E questa è la condizione, uno dei passaggi principali che Gesù pone nel Vangelo, come può essere il profilo quasi, la caratteristica fondamentale di un credente, di ogni discepolo in un certo senso. Ma prima ancora, credo che prima ancora di un discorso di fede, questo è proprio un discorso della nostra vita normale. Quanto è importante a volte sentirsi liberi da alcune relazioni familiari, anche alcune relazioni parentali, alcune relazioni di amicizie che non costruiscono la nostra vita, che non ci fanno crescere e in un certo senso rimaniamo infantili, rimaniamo bambini, anche quando ormai siamo anagraficamente avanti negli anni. Quanto è importante sentirsi liberi in questo senso. E così anche il discepolo, in un discorso di fede, ogni credente autentico non è colui che accumula tante cose o più cose possibili, ma come dicono i grandi santi, la vita cristiana fondamentalmente deve essere una vita semplice. È il fatto di poter, nella misura in cui, nella misura del possibile, distaccarsi, sentirsi liberi da tutti quei legami che non ci servono a niente, che non ci portano da nessuna parte, e mettere comunque al di sopra di ogni altra relazione la relazione con Cristo. Oppure vedere in quella relazione con Cristo come possono essere illuminate tutte quelle altre relazioni che noi viviamo nella nostra vita. E comunque una parte che viene chiesto al discepolo è quello della rinuncia. Prendere sul serio, prendere la propria croce. Sembra quasi a dire prendere sul serio la tua vita, compiere una scelta quando c'è da compiere una scelta, fare un passaggio, fare un passo avanti, un passo indietro quando è necessario, quando è il momento, e crescere in questo senso. Di fatto, se noi pensiamo alla nostra vita, a volte anche alle nostre relazioni, ci sono alcune relazioni che ci lasciano infantili, o in cui siamo molto infantili, alcune relazioni che non ci fanno crescere, che non ci portano da nessuna parte. E in questo senso è importante, già nella nostra vita normale di tutti i giorni, ma anche nella nostra vita di fede, poter a volte compiere quel discernimento necessario, quella scelta in cui ci lascia veramente liberi di fronte a Dio, ma di fronte agli altri, di fronte anche a noi stessi. Amen.